Un arresto, 50 grammi di cocaina recuperati e due minorenni denunciati per furto. E questo è il fruttuoso bilancio di 5 giorni di intensa attività degli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, che durante le festività pasquali, dal giovedì fino al lunedì di Pasquetta, hanno operato numerosi controlli e servizi di vigilanza nelle zone più frequentate della città, con una quindicina di unità sia in borghese che in divisa. Una delle zone messe sotto la lente di ingrandimento dagli inquirenti, che da tempo risulta essere, soprattutto nelle ore notturne, frequentata abitualmente da tossicodipendenti, è stata quella di Bellocchi, vicino agli impianti sportivi di Falcineto. Qui gli agenti di polizia hanno cinturato la zona con diversi posti di blocco e setacciato palmo a palmo la zona, recuperando, occultato sotto un cestino porta rifiuti, un involucro di cellophane con 50 grammi di cocaina. Durante l'operazione sono stati controllati ed identificati numerosi giovani e tra le persone identificate gli agenti hanno pizzicato un quarantenne fanese sul quale pendeva un provvedimento di detenzione per un anno e sei mesi per reati legati allo spaccio di droga e pertanto è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Fano e portato nel carcere di Villa Fastigi. Durante i controlli effettuati anche nel centro della città, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti hanno individuato e denunciato due sedicenni fanesi che poco prima avevano rubato in Viale Gramsci una bicicletta del valore di oltre 500 euro ad una donna dopo aver manomesso il lucchetto. Dopo aver restituito la bici alla legittima proprietaria, i due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla procura dei minori di Ancona.